Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo in live per il nostro consueto giovedì 4 chiacchiere con Giorgio che si occupa di Ciao. professore. Buonasera Giorgio, all'Accademia Comics, Docente, docente. docente, un docente all'Accademia Comics e si occupa di videogame. E buonasera Giorgio, ci puoi un po' raccontare quello che fai? Sì, bene, io sono come ti dicevo, un docente, professore è una parola brutta ormai. Ah, professore Sono un brutto. docente di grafica 3D alla Scuola Internazionale di Comics di Padova. Insegno Ok. ZBrush, che è un software di scultura digitale più che modellazione 3D classica, come può essere Maya, ad esempio. Ecco, insomma, classici software di modellazione 3D fanno altro. ZBrush è molto specifico, proprio di scultura digitale. Ah, ok, si può applicare questo tipo di scultura digitale anche per creare dei videogame? Come si può Sì, applicare? soprattutto, Ok, è una cosa che usano, diciamo, maggiormente per quello. sì, principalmente per i character, cioè i personaggi, si può viaggiare anche sull'environment, quindi sull'ambientazione, però sì, principalmente per i character e per i modelli organici, quindi esclusi magari i veicoli, si possono Ah, fare, per ok. carità, però ci sono software specifici per fare Per quel tipo di quello. lavorazione. Ah, Sì. ok. Perché diciamo che ecco, da lì si parte dalla creazione dei videogame, quindi magari, giusto? Se fermami se me sbaglio, insomma. In che senso da lì? Cioè, si può creare un character, un personaggio. E da lì si Sì? possono gettare le basi per creare un videogame, scegliere il tema del videogame oppure diciamo a grandi linee Allora, questo. diciamo che ovviamente la produzione inizia da prima, cioè la Ok. produzione del videogioco parte da prima. Ovviamente parte da un testo scritto, come qualsiasi prodotto audiovisivo o anche non audiovisivo, insomma, si Sì. parte sempre da un da Diciamo dalla scritto. trama, da quello che si vuole raccontare comunque in un Sì. videogioco o che è un prodotto che racconta qualcosa. Sì, per forza si parte dallo scritto. In questo specifico caso, cioè nel mondo dei videogiochi, il testo scritto ha un nome specifico che è GGD, doppia G e D, che sta per Great Game Design, mi pare, una cosa così. Adesso non mi Okay, sembra insomma, GGD. termini Oh, no, scusami, tecnici. scusami. Ok, Scusami, è GDD. Mi sono sbagliato. GDD. L'acronimo per il documento da cui si parte all'interno del GDD c'è un pitch, quindi è la tua presentazione, il tuo appiglio per l'azienda che magari lo dovrà produrre. Certo. Si parla, è come una presentazione di un prodotto, alla fine è un prodotto e quindi funziona esattamente come qualsiasi altro prodotto. Ah, ok. Come sì, vai. Cioè, no, ecco, da lì parte, insomma, se il prodotto va bene, si può iniziare a scrivere un soggetto, una sceneggiatura, Ok, se il gioco ha una storia. Sì, un po' come i Sì, sì, fumetti, sì, sì. come Come nei film, come qualsiasi ogni cosa, prodotto, sì, come stiamo dicendo, infatti. ma anche come semplicemente la chiacchierata tra me e te, insomma, tu ti sei dovuto appuntare due cose, Esatto, da proprio cui per partire, parlare, per parlare, cercare. ecco. Sì, Ok, sì, esatto. infatti. Ok. Senti, e Funziona così. come, diciamo, io so che tu all'inizio facevi delle miniature di scene, delle serie TV, dei film, dei personaggi, e
Questo ha, cioè, tu sei partito da lì per poi spostarti a diventare docente. Come hai infierito? Come, diciamo, ti ha ispirato questa, ti ha ispirato la tua, questa tua passione? È stata a diventare docente di grafica 3D? Guarda, la mia passione sicuramente è quella del videogioco, quindi di qualsiasi cosa si parli all'interno del videogioco la passione è quella e quindi qualsiasi tema, argomento ruoti insomma, intorno al videogioco per me è assolutamente indifferente. Ok, qualsiasi Qualsiasi, cioè, cosa. che sia un libro che ne parli, che sia un film di videogiochi. Qualcosa mi prende, ecco, la mia passione è quella. Poi, vabbè, è non so, una dote, chiamiamola così, ma no, non è vero. Vabbè, se deve nascere fare il docente, deve essere un po' anche, come si dice, spigliato, devi piacere trasmettere qualcosa agli altri. Ah, sicuramente. Quando la passione è Quindi. molto forte, questa cosa viene fuori un po' da sola. Ho Quindi, infatti, capito. per dirti, io insegno sì a utilizzare i software, perché questo come dire, la cosa principale che faccio, Ok. insegno a utilizzare dei software. Ovviamente, essendo questo un lavoro laboratoriale, io devo insegnare degli strumenti, però poi c'è un laboratorio dove i ragazzi praticano quello che io ho insegnato. Nel momento in cui Sì. loro praticano, discutiamo di tanti altri argomenti che riguardano ovviamente il videogioco, arte, modellazione, scultura e tante altre cose. Quindi si discute di videogiochi alla fine e Certo. affrontiamo i temi più disparati che possono essere appunto l'arte all'interno del videogioco, l'etica, ad esempio, abbiamo fatto Soprattutto, diciamo, che è un tantissime lezioni argomento sull'etica. particolare, no? Soprattutto in questo periodo di pandemia, tanti ragazzi sono costretti a stare chiusi a casa davanti alle console, perché alla fine questo è il periodo delle console, dei videogiochi, non si sa come passa il tempo, purtroppo sì, non tutti piace leggere e guardare un film, quindi tanti ragazzi e anche bambini si mettono sempre magari 3, 4, 5 ore davanti a un videogame, comunque un gioco, ma secondo te ci potrebbe, cioè, c'è un'età consigliata per far mettere un bambino, ecco, un ragazzo, un adolescente davanti a un gioco? E che tipo di gioco, se si potrebbero suddividere i giochi per età? Allora, guarda, ti dirò di più. C'è un'età consigliata per mettere un bambino di fronte allo schermo. Quest'età è 4 anni. Perché praticamente lo sviluppo dell'occhio nell'essere umano finisce all'incirca ai 4 anni. Poi vabbè, ci sono casi e casi. Però ecco, 4 anni è l'età minima. L'età Nonostante minima, ci siano wow. dei giochi, paradossalmente, per il sistema PEGI ci sono dei giochi consigliati i 3 anni, questo è il minimo. Mazza. Però, ecco, diciamo, da educatore io ti direi che l'età è 4 anni, il 4 anni, massimo. no. E Se va a questo cercare non un per i gioco che videogiochi, c'è anche eh. un video su YouTube o questo Sì, intendi lo pure? schermo, schermo Ok, lo elettronico, sì. schermo a prescindere proprio. Sì, che sia un tablet o televisore, assolutamente indifferente. Che sia tubo catodico LCD, ecco. È proprio lo schermo in generale, si parla proprio di Sì, schermo in lo schermo generale. elettronico non prima dei 4 anni. So Ah, ok, penso così. benissimo che questa cosa è utopica, non esiste un genitore che non metta davanti al proprio Figlio, figlio sta buono, uno guarda il schermo. telefonino a mamma, i cartoni, 2 anni magari, sì. Esatto. Io li ho visti nella culla, gli smartphone appesi nella culla, quindi Pensa un po'.
Io posso, insomma, parlo da non genitore, quindi sì, vabbè, pure non mi sento di commentare. Vabbè, ognuno sa le sue, diciamo, i suoi modi, le sue abitudini, magari giustamente trova magari meglio sta fa buono il bambino, sta buono col telefonino, tranquillo. Quindi ecco, dei 4 anni, invece per quanto riguarda i giochi violenti, perché si incolpano spesso i giochi dei comportamenti violenti, dei bambini, dei comportamenti violenti presi dai videogiochi, ma cioè, potrebbe derivare dalla troppa violenza nei videogiochi, magari tante ore passate davanti a uno schermo, magari a uno sparatutto, a un gioco troppo violento, potrebbero, diciamo, portare il bambino a usare poi violenza con gli amici, comunque solo per giocare, o anche proprio realmente una violenza. Cioè, guarda, ci potrebbe giusto essere... per fare per fare un discorso più ampio, togliamo pure la parte, mettiamo persone, perché comunque persone, vengono incolpati anche adulti e maggiorenni di questa cosa. Quindi ti faccio un esempio, è stato il massacro Columbine, per quello che ti dico, i ragazzi erano già adulti, non maggiorenni, ma... Ecco, e lì sono stati tirati fuori, sono state tirate fuori tantissime cose, dalla musica metal al videogioco. Massacre a Columbine, diciamo, inserisco, non è, diciamo, quel massacro di due ragazzi dentro la scuola che sono entrati con con le armi? Un film accaduto, se non sbaglio, si chiama Elephant. È un documentario di Michael Moore che si chiama Bowling for a Columbine. Sì. Vabbè, e comunque sì, anche lì sono stati incolpati i videogiochi, quasi, adesso non dico sempre, però nella maggior parte delle sparatorie nelle scuole americane il tema del videogioco rientra sempre. Perché vabbè, là è un altro discorso, secondo me, è proprio la questione di il videogioco, ma proprio la questione di le armi a portata di mano, no? In America sto discorso è proprio sempre sulla bocca di tutti, quindi una volta che c'hai le pistole proprio sotto casa, purtroppo... Vabbè, sì, i motivi per cui succedono sono tantissimi e non ci addentriamo in questo tema, noi rimaniamo sui videogiochi. Andiamo fuori discorso. Rimanendo in tema, visto che noi ci occupiamo di serie TV e film, e manga... No, scusa, ti volevo rispondere a questa cosa che per me è molto importante, essendo la mia passione. Non voglio difendere a spada tratta i videogiochi e basta. Allora, ti riporto dei dati su degli studi. Per quanto riguarda la violenza, diciamo in questo caso, quindi che siano film violenti o videogiochi violenti o qualsiasi altra cosa, se sottoponi delle persone a un contenuto violento e monitori il loro cervello, l'unica cosa che si può accertare è una apatia verso la violenza, ma mai un comportamento violento dovuto alla visione di un film splatter, ad esempio. Non sono collegati. Dall'altra parte, non sono collegati. Da un'altra parte c'è il disgusto, quindi non solo l'apatia, l'apatia verso la violenza. Quindi, diciamo, una persona che guarda tanti film violenti diventa apatica verso la violenza, quindi si abitua in un certo senso. Stiamo sempre parlando di violenza su schermo. Sì. Non violenza reale. Certo. Una persona abbia l'esperienza di un crimine o un gesto violento nella vita reale, non è per forza apatico, ecco, in questo senso, non è per forza apatico verso la violenza. Okay.
Sì, ovviamente quindi, diciamo, stiamo entrando nel... ricerche che sono state verificate che sì, assolutamente. Non è collegata ai videogiochi o a film violenti dovuti, ecco. L'unica... Sono delle cose che magari uno si è per sentito di dai, sai, da per conto. Sì. Ma allora, intanto... Questo carattere è dovuto a una cosa molto semplice, alla, mi sfugge la parola, ma all'allontanamento dalla responsabilità. Questo diciamo sempre che è colpa di qualcun altro quando succede qualcosa. E questo, solitamente, quando succede, viene dato da, appunto, organi, resta essere il governo, possa essere di solito, insomma, sono i governi che prendono, diciamo, queste posizioni. Mi serve qualcuno a cui dà la colpa, cioè bisogna puntare sempre il dito verso qualcuno, dice colpa di videogiochi violenti se questo ha fatto, sì, non ha sparato, invece magari è proprio... Guarda, proprio parlando di Bullying for a Columbine, c'è stato una bellissima intervista a Marilyn Manson, che è stato lui, ovviamente, la sua musica, i suoi contenuti. Marilyn Manson aveva risposto una cosa che non mi aspettavo da un personaggio come lui. Gli avevano detto, Michael Moore gli aveva chiesto proprio faccia a faccia, aveva detto, sai che sei stato incolpato però dell'atteggiamento violento di questi ragazzi. E lui aveva detto... se il presidente degli Stati Uniti dice che io ho più potere di lui, per quanto mi piaccia e mi faccia piacere pensarla così, penso che il presidente degli Stati Uniti abbia più potere di me. In poche parole, adesso non ho citato questo, diciamo il senso pensa un po', sì, pure là da un altro discorso, un altro capitolo, però pure assolutamente possiamo fare un'altra live. Comunque, capito, il senso è quello. Ti volevo dare un altro dato, certo, che è molto più pratico, e questo ovviamente chi ha a che fare con i videogiochi, cioè chi gioca spesso, vale che sia così. Allora, sappiamo bene che il periodo in cui è il Natale all'incirca, e dove escono tanti videogiochi, è più o meno il periodo di Natale, poi c'è il Black Friday in America, comunque, diciamo, tendenzialmente è il mese di dicembre. È stato fatto questa statistica, cioè qual è il periodo in cui si commettono più crimini legato a crimini violenti, ovviamente, e qual è il momento in cui più videogiochi? Sì. Cioè, più la popolazione gioca a videogiochi, più salgono i crimini. Ovviamente questo dato è sempre al contrario. Per un semplice fatto che la maggior parte dei crimini violenti viene nelle strade, o meglio, i crimini riportati alla polizia avvengono per strada. Lasciamo perdere il tema della violenza, però ecco, insomma, riportati alla polizia avvengono per strada. E le persone che stanno in casa giocano ai videogiochi, le persone che giocano ai videogiochi sono in casa. Quindi questi due valori nel corso degli anni, perché questa statistica è stata fatta negli anni, mi pare copra almeno 10 anni, ricordo precisamente. Però ecco, in 10 anni questi valori non si incontrano mai, cioè non c'è mai un momento in cui la gente è a casa a giocare a videogiochi e commette crimini, mai, proprio sono completamente al contrario. Ah, ok, quindi non è proprio collegato, cioè è completamente differente la questione, ho capito. Sì. Diciamo, meglio per gli appassionati di videogame violenti, spara tutto, e una nota positiva, ogni tanto parliamo bene di questi videogiochi che comunque sono passatempo piacevole per tutti, dai. Sì, bisogna sempre gettare fango su
su cose prima di sapere, diciamo, in certezza quello che succede. Detto questo, volevo chiederti il tuo videogame preferito, diciamo, al quale sei più affezionato, con il quale sei cresciuto, se tuttora stai giocando a questo videogame. No. Allora, è difficile scegliere, però se dovessi ne scelgo due, diciamo, te ne posso dire due. Uno sotto forma di singolo capitolo, che è Shadow of the Colossus, al 100%, non ho dubbi. Ah, Shadow of the Colossus, stupendo. Sì. E l'altro in forma di saga, quindi dal primo all'ultimo, è Metal Gear Solid, Metal Gear, diciamo, la saga di Metal Gear. La saga di Metal Gear, cioè, dagli albori proprio. Sì. Un momento dai primissimi, proprio dai primissimi. sono tutti spettacolari, pure da cresciuto un Solid Snake, bellissimo. Bella saga. Sono sveglio adesso pure dovrebbero stare in lavorazione il film di Metal Gear, l'avevo letto, che poteva starci, sì pensavano di stavano pensando di realizzare un film sulla saga di Metal Gear. Sì, ci dovrebbe peraltro essere Marinetti, mi pare, l'attore che ha fatto il cattivo di... Ah sì, Luca Marinelli. Marinelli. Sì. Beh, lui è un grandissimo attore, pure in Gig Robot è stato bravo. Devo dire che... Ce lo vedo bene come Solid, se dovrebbe essere lui poi a interpretarlo nel dettaglio. Sì. Detto questo, e noi diciamo ci occupiamo di serie TV e cinema, e che ne pensi degli adattamenti dei videogame a film o a serie TV? Come l'Assassin's Creed con Michael Fassbender, che è veramente anche lì foto. E lì insomma sono state fatte delle scelte particolari. Una di quelle buone è quella di prendere Michael Fassbender per fare per fare l'assassino, esatto. Però perché è un grande attore, insomma, il fatto che abbia recitato con Tarantino, per esempio, in Bastardi senza gloria, insomma, è un grande attore, non c'è nulla da dire. Gli adattamenti sono un terreno scivoloso, c'è da dire questo. Io, da appassionato di cinema, lo dico. Sono una perché possono, quando si allontanano dal medium originale, possono come dire, rivelarsi delle belle sorprese. Quando cercano di avvicinarsi medium originale, diventa pericoloso, e molto spesso viene fuori un bel prodotto, più che altro perché cercano non aggiunge nulla di farlo troppo uguale al videogioco, diventa un pericolo. Diventa pericoloso, secondo me diventa pericoloso, perché intanto gli spettatori si aspettano che sia esattamente identico, però dall'altra parte non racconta nulla di nuovo, semplicemente riguardando a una serie di filmati che mi raccontano la stessa storia. Invece, per quanto mi riguarda, preferisco una storia completamente nuova. Per farti un esempio, non che stia dicendo che è un bellissimo film, ma se ti ricordi... Proviamo le spalle! Sì, assolutamente. Se ti ricordi, ciao Davide. Ciao Davide, che lui è appassionato di stampa 3D. Abbiamo interrotto, Gio, scusa. Scusate, niente. Vai, dicevi? Non so se ti ricordi, mi pare a metà anni 90, non mi ricordo l'anno preciso, uscì il film di Super Mario Bros. Con Bob Hoskins. Ok, ecco. Quel film, per quanto assurdo e veramente un film anni 90, che appunto ancora penso non avesse ancora nessun tipo di effetto digitale, fossero tutti effetti pratici,
per alcuni versi era spaventoso, sembrava un film di Tim Burton. Mamma mia, veramente. Tutti dall'altra cercava di raccontare qualcosa di nuovo. Secondo me stava raccontando qualcosa di nuovo che nei videogiochi non vedevi mai con quell'ottica, con quel punto di vista. Adesso io non sto dicendo che sia un bel film, sto dicendo che quello è una cosa diversa, è proprio talmente fatto in quel modo che è diventato un'icona, simbolo, capito? Cioè, ti rimane impresso nonostante siano passati 20 anni, perché veramente forse c'avevo 10 anni, se non 7, 8 addirittura, perché me lo ricordo tuttora benissimo, cioè, incredibile. Anch'io certe cose le ricordo molto molto bene, sì, mazza, veramente. Però ecco, quello secondo me è un prodotto fallimentare, che però ha aggiunto qualcosa di nuovo. Questo secondo me ha senso per fare un film tratto da un videogioco. Ti posso fare un altro esempio, che tra l'altro ha lo stesso regista. Il primo film di Mortal Kombat, anche quello metà anni 90. Ok. E Resident Evil 1. Cioè il film Resident Evil 1, quello con che si ricorderanno tutti perché c'è Mila Jovovich. Sì, poi la saga ha continuato così, è andato per la sua strada la saga, però se non sbaglio. Esatto, no, io volevo parlare proprio del primo. Ok. Che appunto aveva alcune correlazioni con il gioco, il primo capitolo e il secondo anche. E poi però prendeva la sua strada, raccontava la stessa storia dell'infiltrazione nella villa, eccetera, eccetera, ma raccontava un altro punto di vista. Infatti veniva inserito il personaggio di Alice, che adesso non sono aggiunto. Nei giochi non dovrebbe essere, nel classico Resident Evil non c'è, se non sbaglio. Quindi... Esatto, non voglio dire una cazzata perché ho perso un paio di capitoli, però ecco. No, guarda, io posso dire che poi dopo è andato un po' in vacca, la carità, è un po' andata un po' così. No, però ho perso un paio di capitoli del gioco, ma i film ne ho visti anche troppi, ecco. perché dopo, cioè, ha fatto un salto dello squalo quella saga che è infinito. Guarda, quello che ti posso dire è che hai detto un grande film rispetto a quello che io ho pensato. Perché hanno tratto anche un film da un videogioco che è Dead or Alive. Ed è stata una tra le cose... che mi manca però, non ho visto. Bravo. Ed è stata una tra le cose più brutte che mente umana potesse mai riuscire a creare. È veramente una cosa orribile. I giochi di lotta. Mm-hmm. I giochi di lotta... Ora, adesso ti dico 2-3 titoli. Allora, Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Anche quello metà anni 90. Okay, un disastro per la saga. Abbiamo detto il primo Mortal Kombat. Tamarrata clamorosa. Poi c'è stato, hai detto Dead or Alive, che però non ho visto, è l'unico che mi manca. Okay. E il film di Tekken, mi pare si chiami Tekken Evolution, forse. Tekken no, Evolution. Quello era Dragon Ball Evolution, scusami. No, anche Vabbè, il film di Tekken. Sì. Sì, il film di Tekken è proprio Tekken. Pure quello uguale, stiamo sui livelli di Street Fight. Siamo lì. Mamma mia, una cosa invereconda, io prendo delle parti. Quando esce Mortal Kombat, di nuovo, cioè esce un nuovo Mortal Kombat. Però questo Mortal Kombat si preannuncia... Succoso come sì. Ho visto di cosa insomma qua c'è da rimboccarsi, cioè, le mani, diciamo che un po' più di speranza ci sta, no? Assolutamente sì. No, il problema è che comunque Mortal Kombat hanno fatto anche il secondo, scusate, davvero? Vai, Gio, ho avuto il coraggio. Sì. Tekken 2 Katsuya Revenge è un film del 2014, no, è una cosa veramente... Questo mi era pure sfuggito addirittura. Cioè, no? Non vi siete persi niente. Mamma mia, incredibile. Cioè, credo che Shaolin Soccer forse poteva vincere qualche Oscar rispetto a Tekken 2. mamma mia. È incredibile. Probabilmente. Buone speranze ce l'ha dato The Witcher. Perché là, secondo me, però,
c'è la base buona che è tratta dal romanzo, quindi il videogioco tratto dal romanzo e la serie tratta un po' dal videogioco, un po' dal romanzo, quindi un pochino Sì. si sono, diciamo, cioè non so se hai visto la serie. Riallacciandoci, sì, non l'ho finita, ma l'ho iniziata. Però riallacciandoci al discorso di prima, visto che è un prodotto audiovisivo, partendo da un testo buono, valido, qualsiasi prodotto tu vada a sviluppare, funziona se la base è buona, no? Sì, certo, infatti Assolutamente, i romanzi cioè, non l'ho letti, chiedo di la verità, però ho sentito dire che cioè, sono bei romanzi, si fanno leggere, sono comunque abbastanza, Guarda, io ti prendono abbastanza. in realtà spero che facciano una buona serie che sarà una produzione Netflix su Skyrim, che si chiamerà The Elder Scroll. Sì. E calcolando che Skyrim comunque ha una storia di base che è molto buona, anche se relativamente breve, spero che riescano a fare comunque un prodotto di qualità. Su quello che ho delle grandi speranze. Beh, Skyrim, il gioco è bellissimo, cioè tanto 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 c'è tanta roba al gioco. Ma guarda, alla fine il E gioco in sé per sé è pure corto. Però con tutti i DLC poi ci giochi per diverse ore. ah, ok, però bello, bel gioco. E non Io ho tante personalmente. speranze Sì. invece per No, Monster Hunter, il film. Ma sì, scusami, volevo aggiungere una piccola vai, cosa spiegami che il io gioco. non ho una grande stima di Bethesda come casa proprio. E quindi non nutro particolari speranze. Però diciamo che avendo dei problemi tecnici notevoli Bethesda, magari con un altro medium possono fare qualcosa. Cioè possono veramente riuscire a creare un prodotto valido. Quindi le speranze su, hai detto una serie Sì. di Skyrim, Sì, è una serie che ci produrrà sono. Netflix. Quindi già ha una buona Quindi produzione, esatto. è una storia degna di nota, si può fare un prodotto degno di nota, notevole, insomma. Lavoro Sì, no, serio. anche perché dopo quello che hanno fatto con Castlevania, che poi in realtà non è proprio una serie, ma è più un anime, che per me è fatto anche bene, devo essere sincero, e The Witcher, che ha ripreso molto dai romanzi, io spero che comunque riescano a fare un prodotto altrettanto valido anche con Elder Scroll. Poi su Bethesda se ne può dire bene o male, gli posso dire solo bene per Skyrim. In realtà, per tutta la saga che ha fatto con Fallout, sì, carina, bello il primo, poi Sì. nì. Però, Beh, idea mia. scusami, Valerio, dicevi No, che ti ho dico, interrotto? le speranze invece non ne ho tante per quanto riguarda il film Monster Hunter, Ah, quello ok. sempre con l'attrice di Resident Evil e non lo so, Mila Jovovich o Michelle Mila Rodriguez? Jovovich dovrebbe esserci, sì. C'è Mila Jovovich. Mila Io già ho Jovovich. più spero, un più, guarda, già meglio secondo me, già meglio. Almeno quello, guarda, no? Non so che... Ho visto un po' il trailer, non so se hai visto il trailer, butta uno sguardo il trailer. Almeno guarda, il No, ma drago... poi quando mi dici film di Monster Hunter, a cosa si appigliano? Che storia fanno? Cioè, già il fatto Praticamente, che tu guarda, ho riesca a fare un'ora e visto... mezza, 90 minuti di film, sei un genio, secondo me. E No, ma infatti ho questi visto il 90 minuti non li trailer... riempi di gente che dà ammazzate a mostri. Se non lo Quello riempi in questo modo, sei un mago. 90 minuti di botta ai mostri che calcola nel trailer e non l'ho visto nel deserto passano mi sa, cioè in qualche modo entrano in questa dimensione dove stanno i draghi, infatti Mila Jovovich è vestita da militare all'inizio e c'è questa dimensione, entrano in questo mondo dove ci stanno i draghi, stile proprio visto il gioco, no? Perché mi hai detto che tu giochi giusto Sì, a Monster assolutamente. Hunter.
E World. cioè, un po' visto la foresta oppure le guglie, quella zona del deserto, e praticamente ci stanno i cacciatori di draghi vestiti con le armature e loro devono dare una mano a uccidere il diablo, c'è cioè, tipo un diablos gigante che devono uccidere. Poi nel trailer si vede proprio il diablos che cerca di insomma scappano dal diablos e devono uccidere questo. Non lo so, un'ora e mezza di questo io gli faccio un applauso perché Il non lo so. pericolo è che facciano veramente un'ora e mezza di pubblicità. Questo Sì, è. fondamentalmente è quello, perché dai, Si tanto è chiamano vero che prodotti civetta, quindi. Il gioco ha creato un drago apposito preso dal film, ha creato cioè il Diablos del film, e tu vedi tipo l'aggiornamento che c'è. Beh, sì, poi Monster Hunter lavora moltissimo con altre case. Mi ricordo l'evento di Resident Evil, per esempio. Sì, e Che il drago poi dei non è, Final no, in realtà Fantasy. non dovrebbe essere un'altra casa, dovrebbe essere sempre Capcom. Comunque, insomma, lavora con altri franchise, diciamo. Altri franchise, sì, perché un drago dei Final Fantasy anche, mi ricordo un evento che c'era il drago dei Final Fantasy, quindi insomma, cioè, quello, su quello, guarda, per quanto riguarda il videogame, cioè, secondo me è uno di quelli che ti dà più ore di gioco, che sicuramente ci sono un sacco di cose da fare, puoi tranquillamente fare armature, armi, è uno dei, Sì. sì, cioè, si può, diciamo, su quello si può, cioè, si può tanto, tanto da fare. E pure Uncharted, non so, hai giocato Uncharted? Io penso di aver giocato al primo, Il primo Uncharted. Sì, anch'io ho giocato al primo. No, l'ho tirato un ballo perché esce il film sempre con Tom Holland, quindi che fa Uncharted. cioè il protagonista di Uncharted da giovane, quindi pure quello potrebbe essere Drake. interessante. Sì. Drake, ok. Fa Drake da giovane però, quindi prima degli eventi del videogioco. Ecco, vedi, questo già è una cosa interessante, per quanto Sì, non sia un quella è grande appassionato l'idea, della non è saga, male. però è una cosa interessante perché racconta una storia che il medium di riferimento non racconta, No, perché sicuramente. diciamo, vai ad aggiungere altro a quel franchise che comunque già ci stanno tre o quattro capitoli, tutti che vanno in avanti alla storia, ma quello che succede prima nessuno l'ha raccontato, hanno approfittato e aggiunge Ma magari. guarda, questo potrebbe essere anche una cosa che aggiunge valore, perché può essere, non lo so minimamente, non è un'informazione che ho, però può essere che abbiano cercato di creare un videogioco con Drake da giovane, non ha funzionato come speravano e hanno iniziato a produrne un film dove appunto in un'ora e mezza finisce tutto, in 2 ore, ma cosa Sì. così finisce tutta la storia, mentre potrebbe dilungarsi per anche 8, 10, 20 ore un videogioco. Infatti, Insomma, di gameplay. tanti videogiochi ti regalano un sacco di ore del gioco, quindi insomma, Comunque, vai. devo dire che Giorgio aveva ragione perché mi sono un attimo informato perché non mi ricordavo la data di uscita. In realtà, Monster Hunter è già uscito il film. Non in Italia, Ah, ok. ma è già uscito. Calcolo che. Allora, io ho un sito dove leggo all'incirca le informazioni sui film che è Rotten Tomatoes. Non so Sì. se lo conoscete. Comunque, Sì. Vabbè. hanno semplicemente dato un valore di 4,8 su 10 al film. E Quindi neanche alla il sufficienza. Mamma Esatto, mia. su 59 critiche, quindi comunque neanche pochissime. E la differenza, quello che ho visto adesso, è l'uscita del trailer di Monster Hunter era prima dell'uscita della PlayStation 5. E Ah, ecco, alla vedi. fine del trailer c'era lo spot della PlayStation 5. Quindi diciamo che probabilmente sì, era una cosa più che altro per allettare verso la console. Perché poi Sì. comunque è un film che è prodotto da Sony, quindi Ah, se la sono un po' perfetto. giocata in casa. Sì, Sì, vabbè, insieme al certo. lancio di, se non sbaglio pure col fatto di Sony, Spider-Man, quello con Miles Morales, c'è cioè il gioco della Play 5 È uscì Miles con Sony con Morales. Sì, lei. Sì. sì. Eh sì, super giù era quello il periodo. Sì, infatti, boh, staremo a vedere. Allora, voglio fare un passo indietro, Giorgio, perché Sì, Davide è certo. un grande appassionato di stampa 3D. Io sono Vabbè, grande è un parolone, però me la cavo.
E vabbè, insomma, sai un po' più demisuramente. Hai iniziato così te, no, Giorgio, giusto? Hai fatto, diciamo, delle miniature, realizzato, hai usato la stampa 3D? Sì, io ho iniziato un po' per passi. Ho collaborato con uno studio qua di Verona per un po', dopodiché ho cominciato ad acquistare le mie stampanti e ho iniziato a lavorare stampando un po' di tutto. Ho stampato appunto un po' per inserirmi, scusate, non inserirmi, però per abbracciare la mia passione delle miniature, dei diorami. La stampa 3D mi è stata sempre molto utile, sono riuscito a ricreare molte cose che sarebbero state molto difficili da fare a mano, per esempio. E poi, niente, poi ho cominciato a dare questo servizio agli altri lavorando nella stampa 3D. E okay, quindi stampo action figures o miniature, oppure anche tutti con prodotti filamenti tecnici. Di plastica. Ok, allora quindi io ultimamente tutti con filamenti in plastica. Ti dico, ultimamente ho abbandonato la filofuso, okay, per passare alla DLP di resina, che mi permette di stampare molto più professionale. Dipende, insomma, dipende da quello che devi stampare, semplicemente, perché la filofuso ti permette di stampare una grande gamma di materiali, okay, da il metallo al PLA, che è la plastica comune, all'ABS, l'ABS è la plastica comune, quella che viene con la nostra elettronica, quindi se avete un portatile, un mouse, quello è fatto di ABS. Se ha contatto con l'elettronica è ABS, perché è molto resistente al calore, quindi l'elettronica sviluppa calore, quindi assolutamente viene utilizzato l'ABS. Il PLA, per esempio, è il materiale dei mattoncini Lego, che appunto potreste avere in casa. Sì, stanno giù. Invece la resina, la resina ha specifiche molto diverse dalla stampa filofuso, come può essere la resistenza meccanica. La resina ha una bassissima resistenza meccanica, il che significa che è molto precisa ma molto delicata, quindi indicata come per fare miniature. È molto buona per fare miniature, cioè una cosa che non devi maneggiare più di tanto. Sì, vabbè, le miniature le devi spostare la maggior parte delle volte, però ecco, non oggetti che devono avere una resistenza meccanica. Utilizzarla per fare un ingranaggio di plastica, cosa che magari con alcuni filamenti di plastica puoi fare, come il PETG o il PETGU, che sono filamenti molto specifici, ad alta resistenza meccanica e ad alta resistenza termica. Quindi per fare, ad esempio, cosa che mi è capitata di fare, l'ingranaggio di un robot da cucina, ho utilizzato la stampa filofuso. Ok. Ma invece faccio un'altra domanda. Allora, è vero che tra virgolette semplice stampare poi gli oggetti, nel senso che viene fatto un render 3D che poi la stampante in serie rielabora per far uscire poi il prodotto finale, ma dal prodotto che esce alla stampante poi al prodotto effettivo che poi utilizzi, che consegni, eccetera, quanto lavoro c'è dopo, tra virgolette, per limare le imperfezioni che ti può dare il filofuso o altro? Scusami, mi rifai la domanda, non ti ho sentito bene. Allora, dico, quanto lavoro c'è dopo che la stampante termina effettivamente il suo lavoro sul prodotto? Nel senso, quello che... Sì, ricordo, ho capito, Ok, perfetto. Una domanda molto complessa. Per togliere le imperfezioni, per così dire, della stampa filofuso che...
essendo una tecnologia layer by layer, quindi livello su livello, sì, e fa degli strati. Mm-hmm. Per togliere quegli strati ci sono varie lavorazioni. La più comune sono i vapori di acetone. Mm-hmm. Rimette il pezzo, questo vale per l'ABS e per il PLA, Okay. Si mette il pezzo in un barattolo chiuso, di solito, insomma, stiamo parlando di pezzi non giganteschi. Sì, vabbè, certo. Si utilizzano quelle, per i pezzi molto grandi, ad esempio, si utilizzano quelle scatole di plastica multiuso. Okay. Si versa dell'acetone, del comune acetone, non quello per unghie, okay? Non quello diluente. No, perché quello rischia di fondere la plastica, ve lo dico. Cioè, l'acetone chimico o sanitario, ecco, l'acetone sanitario. Okay. Si versa all'interno del recipiente, si mette il pezzo all'interno e si chiude. Si lascia per un tempo che varia dal materiale, infill, cioè riempimento del pezzo e tante altre cose. Cioè, tante altre variabili. Okay. Ecco, questa è una delle tecniche più usate. Ci siamo persi dei commenti, delle domande in chat, ragazzi. Non so se no, come? Ma come? Stavo vedendo Cobley. Che speranze nutrite per le serie TV di Last of Us? Allora, qua possiamo dire che il prodotto, essendo molto molto buono di base, io addirittura penso che è fenomenale, però sì, assolutamente. Io parlo solo per il primo, non ho giocato al secondo, però insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero buono. Ok, quindi... guarda, purtroppo è una cosa che mi manca. La Last of Us, ho iniziato a giocare, poi non ho più terminato e voglio recuperarlo, infatti, perché diciamo che ho letto dappertutto che è un gran bel gioco e ero curioso, sinceramente. È un ottimo gioco e quindi spero tanto che non lo distruggano. Ecco, questa qui è la speranza. Sì. Speriamo bene. Poi c'è un'altra domanda. Me la sono persa. Okay. Ci sono dei limiti alle creazioni 3D oppure si può creare veramente di tutto? E qual è la cosa più, che è la cosa particolare che hai creato? E aggiungo io, alla quale sei più affezionato. Ok, beh, intanto voglio complimentarmi con Trigan87 Vash, perché ha un nickname bellissimo. a cui sono particolarmente legato. Allora, no, non ci sono limiti alla creazione di oggetti, ci sono semplicemente delle accortezze diverse da prendere per ogni singolo pezzo che si stampa. La resina dà ancora più soddisfazione su queste cose, ovviamente su una scala molto più piccola. No, non ci sono limiti, posso rassicurarvi su questo, non ci sono limiti alla creazione 3D, solo accortezze. Solo accortezze. A proposito della creazione 3D, se non ricordo male... Scusami che volevo finire di rispondere a Trigan Vash. La cosa più bella, scusate che sto guardando in alto, ma la cosa che mi ha dato più di soddisfazione, visto che è collegato, l'ha perso questa cosa, adesso ve la mostro. Vai. Torno su, sono qua. Io sono già qua. So che è, credo, quindi vediamo se no, chi io ci non segue credo, ne rimarrà sorpreso. No, fidati che non te l'aspetti. Allora, è questa, è una mia action figure praticamente, sono io. Wow. Okay. Vestito da mago in versione statua abbandonata. Ho un D20 nel bastone. Ovviamente ringrazio Dario, che è un modellatore molto più bravo di me. Bello. Modellato. È bellissimo. Tale Dantert, quello che si
sotto lo pseudonimo di Dante inventato. Ah, Ok, grazie. Galle. Ok, Ecco, purtroppo lui non è il sapevo Galle. modellatore, cioè quello che ha realizzato il modello 3D di questa action figure, Della che statua, non c'è più. doveva essere una miniatura, anzi è anche una miniatura perché ho stampato anche la versione mini, Ok. per un gioco da tavolo che comunque mi trovo spesso con degli amici a giocare. Io faccio il master, nonostante io sia vestito da mago, ma faccio il master. Ah, Ecco, ok. e questa è una mia stampa, è anche una mia pittura, ecco. Questo mi ha dato Tanto molta lo soddisfazione. prego, Poi io sono, essendo megalomane, l'ho stampato no? in versione I più action, cioè quasi formali. action figure. È Sì. insomma una decina di centimetri circa. Beh, comunque, una figata. Senti, perché Bellissimo. Hero Quest e non Dungeons and Dragon? Cioè, ho giocato entrambi. Hero Quest mi sembra molto più, passami il termine, semplice e veloce. Quindi, Sì, anche se allora. non hai. Se ci sono persone che non hanno mai giocato, riescono ad entrare prima nel gioco. Allora, io sì, esatto, è questo la bellezza di Hero Quest, secondo me, è molto più inclusivo. Prima di tutto non ci sono manualoni, lo spieghi brevemente. Per me diventa più inclusivo, che per quanto mi riguarda è l'aspetto più interessante del gioco, cioè quello di Ok. includere tutti. L'inclusività. E è la cosa più bella, è la cosa più bella che puoi fare è, vabbè, quando si poteva, essere a una festa con 10 persone e includere tutti. Ovviamente c'è sempre quella persona che ti dice no, non c'ho voglia, non mi va, io vado a Vabbè, casa, quella ecco. sì. Vabbè, quella Ecco, per me quella, la io trovo la ovunque. vivo come una sconfitta personale. Quando c'è quella Guarda. persona, io la vivo pochissimo. Quando c'è quella persona che dice no, a me non va di giocare, oppure non mi piacciono i giochi da tavolo o i videogiochi, quello che vuoi. Quando mi dicono così, io la vivo veramente come una sconfitta personale. Vabbè, è come noi quando facciamo le serate e proviamo a giocare a Lupus in Fabula. Non so se ci hai mai giocato. Sì, Se certo. sai che cos'è. Ho un gruppo di C'è amici che sempre me l'ha qualcuno. fatto odiare, ma No, questo è un vabbè. altro discorso. Però c'è sempre qualcuno che fa: no, io non gioco. Al massimo datemi il cittadino che non faccio nulla. E là pure è un po' una presa a male, perché poi io su questo tipo di giochi mi fomento da morire, quindi inizio a dire un sacco di strozzate poi in realtà, e mi piace poi il confronto anche con gli altri, però poi quando vedo effettivamente gente che no, però sto bene così, un po' sì, Sì. diciamo che ci rimango male, è un pochino sì, è quasi una sconfitta. È Esatto. vero. Quindi Ci sta sempre questa Hero Quest lezione. lo preferisco a Dungeons and Dragons perché è più inclusivo. Per dirti una cosa, io conosco una sola ragazza che gioca a Dungeons and Dragons. Ah, ok. Invece solo quest'anno sono riuscito, insomma, abbiamo incluso due ragazze in Hero Quest. Ecco, Vedi? solo quest'anno. Invece di ragazze che giocano a Dungeons & Dragons, io ne conosco una sola. Non dico che ce ne siano poche, però Beh, come nella mia elemento, personale esperienza. certo. Beh, anche nella mia effettivamente sono molto poche. Cioè, Sì, no. Vabbè, ma effettivamente sì. Senti, no, quello conosciamo che. anche i motivi, ecco. Vabbè. Una cosa, scusate, Vai. volevo dire che Dario, in arte Dantert, è anche su ArtStation. Andate a vedere quello che fa lui come modellatore, che, come Sì, vi stavo dicevo, per molto dirlo, più ma ti abile di me. vado. Seguitelo assolutamente su ArtStation perché merita, merita. Lo faremo assolutamente. Sì. Non so Assolutamente se sì. chi vuole, chi ci segue vuole fare qualche domanda al nostro ospite, se No, hai qualche volevo appuntare curiosità. che Piezarot Ah, mi ha corretto proprio all'inizio. Il GDD sta per Game Design Document, è un'informazione importante questa. ok.
Ah, Quindi ok, quindi è meglio dirlo, è meglio è dirlo. meglio dirla, ok. Grazie per averlo fatto notare, che mi era sfuggito il commento che stiamo. No, 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 è una cosa importante. Io purtroppo non me lo ricordavo. Ah, ok, Ci perfetto, sta. dai. Senti, no, invece quello che ti volevo dire nel frattempo, se qualcuno poi scrive, mi interrompete. Proprio sulla stampa 3D, in realtà, non mi ricordo adesso se in Lombardia o in Emilia, c'è un'azienda che ha deciso di fare poi della stampa 3D il suo core business, ma non solo della stampa 3D come action figure, come possono essere, passiamo il termine, costruiscono una sedia, tutta in plastica, eccetera. Stanno portando avanti su il concetto di stampa 3D anche come costruzione di una casa. Cioè, loro Sì. hanno Ci sono se... molti stati che già lo fanno. C'è la Danimarca, Ok. l'Olanda, vabbè, gli Stati Uniti, Vabbè. ovviamente gli Stati Uniti stanno stampando qualsiasi cosa. Quindi, Invece e qualsiasi materiale. qui in Italia, che tu sappia, hai mai visto progetti del genere? No, però c'è una ditta emiliana che si sta occupando di un progetto molto, molto interessante, secondo me. Non credo sia la stessa di cui parli tu, perché praticamente sta creando una stampante da poter attaccare a un modulo lunare, quindi su un razzo. Guarda, mi aspetto di tutto perché Mazza. potrebbero anche essere loro. Adesso se mi Ah, ritrovo il nome può te lo essere. Io dico. non ricordo il nome dell'azienda, però insomma, non siamo qui per fargli pubblicità, quindi. No, 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 vabbè, no, ma indipendentemente figurati. dalla pubblicità, ho visto semplicemente quello che facevano e lo trovo molto, molto interessante. Soprattutto perché avevano creato poi tra virgolette, una stampa 3D che andava direttamente in calcestruzzo, quindi in realtà non è che creava una casa, come possiamo immaginare, in plastica o resina, ma proprio in calcestruzzo. È una cosa Sì. molto particolare, ecco. Assolutamente. Ti dico, c'è un'altra applicazione che a me ha stupito di un paio di anni fa, una stampante turca che prende il tessuto il corpo umano e questa applicazione era riuscita a stampare in miniatura, quindi una cosa molto molto piccola, mi Molto pare piccolo. insomma, di 1 centimetro, un cuore umano. Minchia. Esattamente. Cioè, nel Porco senso. cane, il commento è corretto. Aveva stampato, e tra l'altro stampato dal tessuto del paziente, quindi un qualcosa che è irrigettabile, che è uno dei progetti Esatto. dei problemi principali del trapianto d'organi, è il rigetto. Ma se io te lo Assolutamente. stampo dal tuo tessuto, è impossibile che il tuo corpo lo possa rigettare. Giustamente, vero? E quindi insomma, è un'applicazione bellissima, fantascientifica, ma con cui, cioè, io guardo con molto interesse a questa applicazione. Beh, sì, No, assolutamente. Io ottimo. l'unica cosa che sapevo è che tramite la stampa 3D riuscivano a stampare delle valvole cardiache. Solo che poi, vabbè, ho accantonato un po' perché all'inizio il progetto era fallimentare perché era stato testato poi in realtà sui maiali per verificare poi se funzionassero o meno. E so che in realtà c'era un rigetto del 60%, quindi c'era il 40% che andava bene, ma ed è questa che è la cosa che mi ha stupito. Rispetto alle valvole che inseriscono attualmente, quelle modellate tramite stampa 3D avevano una durata all'incirca 5 volte maggiore. Sì, beh, poi la valvola deve essere fatta per durare nel tempo. Sì, il problema è che le valvole in media durano una decina o quindicina d'anni, invece quelle che erano riuscite a stampare avevano testato poi, in realtà non so in che modo, una durata media di 50 anni, che è tanto. Assolutamente, sì. Per concludere il discorso sulla stampa, se, a meno che non abbiate altre domande, ma è una cosa molto importante per me, ovvero, ed è una questione semantica, sintattica. Io comincerei a utilizzare il termine prototipazione 3D, perché stampa ci dà un'idea sbagliata di quello che si può fare.
E te lo dico perché è un la stampa ci dà l'idea di qualcosa che noi possiamo replicare all'infinito, mentre prototipazione ti dà già il suono prototipo. Certo. Quindi è una cosa che fai una volta, non ne fai tante. Sì, a volte ti dà la possibilità di farne tante, però noi dobbiamo toglierci dalla testa che la prototipazione, perché poi quando è stata presentata la stampa 3D, la terza rivoluzione industriale l'hanno concepita in questo modo. In okay. realtà no, la cosiddetta stampa 3D è un ottimo metodo di prototipazione rapida, questo fa. Sì. No, perché suona meglio perché c'ha più applicazioni, quindi secondo me sì. Guarda, in realtà, ma è sicuramente quello che credo io. Io vedo più corretto dire stampa 3D inteso come macchinario, poi sicuramente c'è uno studio dietro e quella è la progettazione oddio, no, non mi vengono più termini. Comunque, prototipazione, esatto. Però sono due cose diverse, perché tu puoi fare una prototipazione, niente, non mi viene. Comunque, puoi progettare e prototipare diversi tipi di elementi, però effettivamente la stampa può essere fatta in serie, cioè quell'elemento progettato e prototipato può essere fatta in serie, ma quello che dicevo è che l'applicazione vera, cioè quando lavori con la stampa 3D, molte persone ti vengono a chiedere una stampa in serie, ma non è conveniente. Cioè stampare in serie non è conveniente per la stampa 3D. A te conviene fare un prototipo e poi replicarlo secondo le esigenze. Replicarlo però in altri metodi, non quello della stampa 3D. Cioè far fare tante volte lo stesso pezzo non è conveniente per il cliente. Ah, ok, ho capito. Anche perché se hai fatto delle stampe, sai bene che stampare un pezzo, stamparne 10, ci vuole lo stesso tempo. Cioè, ci vuole 10 volte il tempo a filo fuso. Io sto parlando a filo fuso. Con la resina è leggermente diverso. Ma però, guarda, io l'unica stampa che ho fatto è quella a filo fuso, quindi comunque i tempi, poi indipendentemente, almeno dalla stampante che avevo provato io, erano molto lunghi, quindi per fare un pezzo di... ti faccio un esempio di altezza di 10 cm senza un grande margine di dettaglio, impiegava anche diverse ore, quindi in realtà ma se tu devi stampare un qualcosa che ci mette 10 minuti a farlo, a farsi, a stamparsi 10 minuti e lo vuoi replicare 10 volte, dovrai fare 10 minuti per 10, quindi 100 minuti in totale. Sì. Ho fatto il calcolo giusto perché non sono 10 per 10, 100. Sì, okay, a occhio sì. Ecco, quindi capisci che stamparlo in serie ha lo stesso senso. Invece, replicandolo in altri modi, come per esempio facendo un calco in silicone, dipende dall'applicazione che ti serve, no. Farne 100 non ti ci vuole lo stesso tempo che farne uno. Sì, no, una volta che fai, ti dico, io avendo lavorato anche nel scenografia per parchi divertimento, ho lavorato con le classiche resine e la vetroresina. Il vetroresina. Una volta che tu fai la miscela di resina e hai i calchi pronti, tanto i calchi si asciugano tutti in una notte, quindi una volta che hai i calchi pronti, colli la resina e ne puoi fare quanti ne vuoi. Poi se hai un calco in silicone, addirittura riutilizzi lo stesso calco una decina di volte, di solito 10-11 volte, perché poi la vetroresina aumenta di temperatura e quindi deforma anche il silicone. Però, insomma, cose tecniche. Ma guarda, in realtà mi interessano, perché poi alla fine... se interessano a me te... No, vabbè, però guarda, anche io mi ricordo quello che facevano su Sky, credo, c'era un programma che è Come è fatto. Sì. Cioè io andavo matto per queste cose, ma semplicemente per capire poi il funzionamento di
quello che vediamo tutti i giorni. Cioè, anche la stupidaggine, no? Tipo, vabbè, ho delle grate a casa, la differenza tra essere zincata a caldo o a freddo. Ora, io, cioè, da ignorante non lo so, però poi alla fine, perché sono procedure che nessuno ci fa caso, però ti fanno cambiare totalmente la visione del prodotto che hai davanti. Sì. Cioè, sapere come viene fatto riesce a dare poi anche un valore diverso a quello che c'è. Cioè, l'artigianato, fare una miniatura in artigianato come quelle che fai tu, ha un valore, c'è del lavoro dietro, c'è uno studio dietro, e capire come viene fatto, secondo me, fa rendere di più proprio l'oggetto. Sì. E in questo senso, quindi alla fine io mi incastro un po' su tutto e cerco di capire più o meno come vengono fatte tutte le cose, ed è per quello che mi interessa, tra virgolette, anche la cosa in silicone, in gesso o come detto prima, taglio, questo è proprio, esatto, in particolare sta mantra. Sì, vabbè, infatti poi alla fine siamo un po' sforati. Esatto. Prendo il via e vado, vabbè. Direi che abbiamo fatto un'ora abbondante, ragazzi, purtroppo ci dobbiamo salutare. Va bene, abbiamo parlato di tutto. Sì, dai, abbiamo parlato di tutto, tanto con Giorgio spero che sarà di nuovo nostro ospite. Sì, volentieri, io sono qua, sono a casa, sono in DAD, come si dice. Quindi ormai in DAD è nelle nostre vite perennemente. No dai, forse settimana prossima riprendo l'insegnamento in presenza. Speriamo bene, dai. Non so se qualcuno che ci segua ha qualche domanda. Parli ora, taccia per sempre o e niente, quindi ringrazio Davide per essere intervenuto, ringrazio nuovamente. Grazie. Giorgio, e tanto grazie a voi, ragazzi. Ci aggiorniamo, faremo, diciamo, un dibattito sui videogame, diciamo, vediamo nel dettaglio qualche videogame da consigliarvi, determinati titoli su determinati argomenti, vedremo. E noi ci vediamo domani alle 16:30 per il venerdì Marvel. Commenterò la quarta puntata di Falcon e Winter Soldier. Se volete, seguiteci sempre su questo canale Twitch, Feggi Network, e su Instagram. E detto questo, buonanotte di nuovo, ragazzi. Buona serata, e buona grazie serata per a voi, sul nostro canale.